casa potrà darsi delle informazioni che lei sola è in grado di poter dare. La signora è ultranovantenne, è lucidissima, per cui non avremo problemi di risolvere. C'è da questa parte. Dio, sì, d'accordo, d'accordo, sì. Giriamo dall'altra parte. La signora non sa ancora che la registreremo, quindi non so come reagirà. Permesso. Posso? Buonasera. Sono Tonino Grimaldi. D'accordo, Grimaldi. Grimaldi, papà tuo. Hanno mano suena. Forse sì, sono convinto di questa cosa. A mano suena. Il 37. Sì, ma mia mamma me lo diceva, buonanima. Sì, e per i vecchi. 42, del 42. Io sono venuto, lei ne ha parlato a sua mamma. Sì, non lo so. Ma in sostanza lei che cosa vuole sapere? Il lavoro? Tutto quello che è possibile sapere. Perché per adesso stiamo facendo un lavoro di ricerca su questi. Sugli scaldamenti, anche suo padre, è uno dei più valorosi. Ha scoperto le romanici. L'Aquila. Questo tutto lavoro. Poi c'è una nicchietta al convento, momento, che faccio capoccino. Ok, adesso possiamo andare. Ah. Devo parlare come se parlasse tranquillamente. Ah, senza... beh, io registrazione. Sì, anziché scriverlo, sì. Rimane qui così che c'è tutto. Dunque, ha detto il... come si fa la capo? Cioè, detto l'aquila? L'aquila è ascoltore da un municipio. Mamma, ascoltore non l'ha fatto papà, era un municipio. L'Aquila era un municipio. La sua vabbè. E chi c'è? Un papà, ascoltura che era un municipio, l'ha fatto un papà. Sì. Ah, l'Aquila. Ma che fece? Le colonne, perché non ha fatto solo l'Aquila. Dopo lui fece anche le colonne tutto e ci sono tutti i capitelli. Quindi ecco, tutti i capitelli li ha fatti lui. Sì, sì, lui. Perché fece l'Aquila che era vinto. Sì, sì. E ti viene. Sì. Ma addirittura io so, mi ha detto, perché la fece qua davanti, la faceva qua davanti. E poi i vetri se li portarono lì. No, dai. Ci puntano un fondo, sapete come una stanza, perché non aveva. Salì lassù. No, l'ha scolpito tutta lassù. Ha tutta la scolpita lassù. Sì, sì. Ma a lei ci ha detto questo particolare. Ma me l'ha detto Rizza. Sì. Che Ron Giovannino Rizzi, il quale era piccolo e giusto sia, sciusciacà, scherzando, no? Sì. Che scolpendo faceva polvere. Sì, ecco, sì. E giusto sia, sciusciacà, si faceva i vicini che lo assistevano. E che poi lui li fece per la messa in opera. Questo particolare veramente io non le so, ma non si ricordo di averla fatta qua. Quindi, ma in che anno la fece sotto il gioco? Ci pensa? Okay. Dopo la guerra o prima la guerra? 1915. Sì. Usava appartature, erano i cani cattivi. Ma io lo so che invece era suo papà che era in società. Era in società, vero? Sì, ho fatto un ghetto. Ah. Yeah. Era tenuto. Un uomo che c'era in giro. Sì. Il suo padre. Ah, suo padre? Sì. Perché suo padre era fatto così. Ho capito. E suo padre era a Catania che lavorava sopra con la principe Mancanelli. E cosa fece a Catania? Ora non so se ci hanno cambiato. Sì, sarà. E dove si trova? Ma non ci faccio vedere tutto questo. Sebbene mia cugina Antonietta di Catania, così lo sa.
Anche lei, mia cugina, si ricorda che ha lavorato Principe Mancanelli, a Palazzo del Principe Mancanelli. E a Palazzolo poi oltre... Palazzolo cimitero ce ne deve essere invariate, cappelle partite. Se lei ne ricorda qualcuna? Sì, da chi da Taliasco. Chi da Portellaro? Pugliese. Oh. Chi sta a poi a venire... Ma Palazzo della Cavalla del Giardino. Ma scusa, vende fratello. Da tutta. Una caserma attualmente. Ah, sì, sì. Tutta scultura sua. Sì, nel Palazzo Messina, insomma, ecco. Una caserma attualmente. Di fronte alla caserma o proprio dove è la caserma? Tutta la caserma. Alla caserma? Tutta. Sanno, ci stavano i di... Tutti i disegni avevi, tutte cose, era un po' quello. E i disegni chi li faceva? Sì. Tutto lui faceva. Un ingegnere, era un ingegnere portoghese, buon'anima, quando solo fermava. Ah, sì? Tutto, io facevo i modelli, si tagliava i cartoni, si tagliava fino a notte. Lei di questi modelli non ne ha? Che la volta scorsa, quando glielo ho detto, lei... 50 anni era che è morto. E quando morì suo padre? Quando morì? A 29. A 29? 29, 24 lui. E lavorava proprio in un palazzo a cappella, aspettava che c'era una colazione perché la mansione non c'era, facevano la sera per non far lasciare, capito? Ci pare che non lo farai le ore, ai 5 teniamo a lavorare. E lui già con un mese di pietra attesa per vestire, si già a morte di capo. Tra 20 minuti proprio, non dormì. Ah, quando si alzò ebbe questo? Come appena si alzò. Senti sorare un pugno cazzo. Mi sento. La tazza di caffè, acqua bollita, questo si è fatto un cristiano. Perché prima stava bene. Un attimo, magnifico, appena lui mi c'è stato da casa. Lei quanti anni aveva quando è morto suo padre? Beh, quanti anni aveva? Io? 54 anni. Io avevo 55 anni. Ma quindi giovanissimo è morto. C'è a casa che da un'estate sta vicino al negozino, da sotto, adesso è stato fatta roba con mia. Ora, dopo ci stava a vedere. E dov'è esattamente? Di fronte al bar Corsino? Ah no, di là, lateralmente. Ah, dopo il bar Corsino? Andando con me, dopo. Quindi dopo il bar Corsino? Sì, non sapevo chi se ne riceve Ida. Dice, tutti i forestieri che vengono si pigliano così. E capite il è una cosa semplice. Ah? Come signora? Chiedete un commento magari. Un commento c'è Anichetta. Capite? Un commento, Anichetta. Quella chiesa? Anichetta, i colonni e tutto qua. C'è l'altare? Sì, l'altare. Ah, l'altare interno? Sì, l'altare. Attare sempre ieri, magari. Allora, attare? Attare un commento, magari. Sì, no, attare con il Gesù. Quindi al convento è l'altare del cuore di Gesù. E a San Michele invece? A San Michele è una Madonna del Suffragio. L'altare è la Madonna del Suffragio. Di... Poi ancora a via Roma. Perché sta l'altro, c'è un al numero 43, sempre a livello dei capitelli o no, tutto il disegno è una palazzina ma che deve già tutta per essere bella ancora io ho i fotografie quali deve essere chi sarebbe messo in una casella ancora c'è le fotografie sì. Ci sarà una fotografia da che marcia del balcone non deve essere chi ne no proprio alla caserma non è però la caserma da affrettare qui è palazzo la cavaliere da affrettare se ne è messa la usa capito chi se deve messo in una casella sì una caserma attualmente e quello di fronte alla caserma no, non mi pare invece che di fronte alla caserma forse no, forse questo non lo faccio non posso neanche stare mai a terra una foto che non fa così a Malta difficile. A Malta lavora a Malta? Sì. A Malta magari Bacile di Malta è fatto solo il? Bacile il bacile è un bacile un contenitore bravo non so forse l'acqua sanguiera ci dice ostenna lo bacile la Ponticello ricorda. Come? Non ci dice? La Ponticello ricorda se stava per farci questo bacino dove si trova? Il bacino è quando... Ah, il bacino. Il bacino, quando fanno tutte i fragate, quando si... i papura. I papura, quando i percono l'orengia, si sortisca l'una. E si tiene il al lavoro, tutti si può dire, se ci viene con bicinello, il bacino si tiene, con le turiste ci viene magari. Viste, io faccio un stemma. C'è un momentino che andava a ma un stemma hanno bacino ci ha fatto io. Da un bicchiere ricorda. Mi diceva che io ricezionavo e ci ho visto. Ah, quindi è alto e lui era sostenuto? Sì, sì. Ho capito. Un stemma. Si scandava la caria? Un stemma inglese. Sì, sì, lo stemma inglese, sì. Ma poi mi dicevo, ce l'ho. Uno a un privato, un signore, io ci potrei lavorare tutto l'anno con me. Se lavora che c'era fatto io. A Catania, Don Budu, stanno io, mi ha fatto pure, si chiamava Don Budu. E quello è Don Budu. E il cognome qual è? Non ce
Toscano, come si chiamava il rombuto appartatore di Catania? Non ci penso. Ah, non ci penso più. Toscano, sì. Rombuto Toscano. Signora, su, che carattere aveva? Buono. Che carattere buono? Buono. Tanto uomo, sai. Un genere. Può domandare a tutto il resto di conoscenza. Sì, ma appunto, io vorrei che la moglie, appunto, lei... Quanti figli ha avuto, signora? Quanti figli avete avuto? 5. E come sono divise queste figli? Come? Maschi e maschi. Una nasce a Matta. E a Matta quando? Quando lavorava lì? Sì. Ah, ho capito. E c'è una c'è una piccolita. Non c'è solo la piccolita, non c'è solo non a Malta in che periodo era a Malta? Eh? In che periodo era a Malta? Scusate, io ero in che anno? Due anni. Vuol dire allora a Malta quando c'è? Due anni io nasci nel 1902. Quindi nel 1904? No, via due anni. No. Se lei nasceva nel 1902? Sì. Così, sto periodo che è. Qui c'è un cerito che non morì, si chiamava Roberto. 16 mesi. A cosa è fatta che proprio l'immagine no, che era no, nel tampone? Ma non è la stava Cesino, cane. Ah, qua vicino. E proprio però. Come ci avevamo fatto bagno, la mattina con mio con la notte di giorno, mi porta a farci fare la fotografia. Così per tutto questo, la mattina non è appunto certo. Tra 5 giorni. E ci siamo qui. Quindi c'è cioè, lei, mio, un suo fratello che ha preso la Siracusa, e l'altro che è alzato. C'è un altro fratello che ha preso. Sì, è sacerdote. Mentre sono morti chi? Due? Due, questo e quello questo maschietto e la bambina che è nata morta sì, comunque. Nata morta, comunque mancante la regionale perché ci sono. Siamo capiti. Signora, io vorrei che lei ricondasse qualcosa a suo marito. Che c'è secondo me? Qualcosa che si possa capire che carattere aveva, che tipo fosse, se era allegro. Sì, allegro, suonava la chitarra, sa? Ah, suonava la chitarra. Mia mia era andata a suonare un mandolino, io suonava e mi accompagnava. Ah, vabbè. Suonava con la musica o orecchio? Invece un altro fratello che era più piccolo che lui, si chiamava Vincenzo, era pure a Catania. Ma anche lui era una scienza. Un bravo musicista. Musica, tutto cosa sapeva fare, fotografie a pastello, musica, se ci metteva un falegname, faceva il falegname, se ci veniva per esempio un bariscafo, ah, riusciva a fare tutto. Se tagliava i ricchi della cameriera, si faceva, sì, si tagliava i capelli, tutto, era proprio, dove lo toccavano suonava. E quante fratelli aveva suo padre, signore? Uno solo. Ah, questo fratello, che abitava sempre a Catania. Ma lì fa la musica, chi tu sapeva quando veniva a scuola per la musica, se ne fece un mese, dopo un mese. Sì. Dice, quando ho capito, come metri, dice, che è 100 centimetri, dice, 10 decimetri, 100 millimetri, quando capì tutto il valore della musica, dice, ma componia musica, componia cose, ah, sì. Una volta è venuto e si era sposato questo sì, suo zio? Sì, sì, è morto. Ma abitava a Catania, no? Sì, posso. Poi è a Cipoli, morì a Cipoli poi. E la c'è lei già qualche composizione, qualche composizione del suo zio ce l'ha? Quando vengo principino no, da Catania io con tutti i colleghi ci dicono una serenata. Ma forse è incantevole, diceva proprio. E cosa suonava? Mi ha suonato. Mandola, mandolino, a poco facevo strumento angelico magari, chitarra, tutto. C'è tutto lo stesso. Tutto quello che ha fatto insieme. Ma vedi che la famiglia c'è Brisco che era di intelligenza, di qualità superiore. Insomma, un po' mio questa cosa, un po' mio sono scolto. E disegno scolto. Aveva proprio una passione, un dono di natura, solo io lei disegnare sì. Proprio un mangio. Lei non ne ha più di questi disegni di suo padre no, per caso? No, un po' di cose di portavo mio fratello. C'è il suo fratello di Arti Siracusa? No. Ah, il sacerdote? Sì, perché chiedo che disegnare magari. Sacerdote? Tu, sì. Quando è che viene il sacerdote? Bene, lunedì prossimo, che è stato questa settimana che deve fare la dichiarazione che siete. Ah. Poi... Quindi sta per questi giorni qua a Palazzolo? Sì, alla fine di agosto, no, una mattina di giorno. Ah, otto giorni, poi io però la prossima settimana. Alla fine di... così, verso l'ultimo di agosto, viene per la licenza, viene per un mese. E che ci verrà a Palazzolo? Sì. Ah, la poi della sì, circostanza sì, ne sì, parliamo. Sì, sì. Ora voglio chiedere una cosa, Sam. Signora, suo marito era un bravo scalpellino, no? Era un bravo scultore, suo marito. Era scalpellino, lavorava tutte cose che faceva. Magari era un muratore. Era più bravo di Giuliano o no? Giuliano, che faceva? Con Giuliano ci si vedeva. Ma c'è bravo come era? Suo marito o Giuliano? Giuliano. Che lui era scultore diretto.
Ah, quindi era soltanto scultore, cioè era un mastiano che. Sì, era un mastiano. E lei era un buddo, lo conoscevo? Ad un buddo o ad un piddo, Giuliano? Adesso, decido poi, no? Che il padre di Don Sebastiano. Si nascondeva in disegno, quando veniva in giallo papà mio. Com'è sto fatto? Com'è? Papà mio se ne è dato, come aveva questa passione. Proprio piccolo, a 10 anni, così, a 80, a 10 anni, se ne è dato, aveva come faceva, si incantava a mezzo lavorare a te. E allora, a solo vai a casa, so come fare da disegnava. Poi lui che capiva, da lui che ci proprio, apprendeva questo lavoro. Come vuoi avere se ne è tutto bene, tutto cosa cominciato. Perché aveva paura che. Che suo padre, che so, copiasse i disegni. E invece, papà mio, vabbè, quando uno... vedeva insomma, un giovane apprendista che voleva imparare l'arte, se ci passava tutto, capito? Quando disegni facevo io non disegnare in torto, tu pigliavo tutto. Io ti dicevo a te, dici. Sì, poi con quello facevo le fotografie, no? Cosa fischietto che diceva. Sì, sì. Che non c'è, quando non hai a che fare così, io poi scappa tutto. Erano anche dei modellini questi qua, no? Sì. Forse dei modellini di qualche opera. Scusate, magari una volta a Catania che faccio questo, e allora venne qua, avviene con il cartolino postale. Come fu dietro, come che tu devi scappare da com'è? A volte con i margheriti. No. Ah, con il cartolino, sì. E venivano sollevate le cose, ma tanto perché. Chiedo, magari che faceva un'arancia. Ah, scoccia se mi ha fatto la faccia, non mandava perché andò. Sempre quando faceva più che diceva. Era una cosa di Dio che aveva. E c'è la legge che ti dà. Ah, visto. Sì, che già una volta sono venuto qua, sì. Ma. Perché ha voluto sapere cosa stava a vedere? Perché noi stiamo facendo uno studio, dovremmo fare uno studio sugli artisti del nostro paese. Ah, sì. Allora, siccome suo marito è stato un bravo artista. Ci vuole molto bene. Certo, poi sì, quando faremo questo libro, che adesso stiamo facendo delle ricerche, no? C'è la bella roba sui cucciuturi, buon anno, che dei cosatori, che sta facendo magari. Un monumentino di Marotta, qual è il monumentino di Marotta? Marotta, una luce, un po'. Facciamo vedere, non c'è niente. No, ce ne sentono mentre le giù fatte. E quello tu, se sono da lei? Io direi delle nonne. E non ne vado. E come esce un bravo cimitero? Ma dopo non vado, so perché se ne aiuto, no? Vado. E un'ambola e poi ci sono due palle. Ah, un'ambola con due palle. E poi? Sì. E poi? Ah, ti darò quasi un cosatore. E quale che te lo posso costruire? Come è fatta? Come è fatta? La cappella delle cose. La cappella, ce n'è tanti. Di Sandino Lombardo. Cappella di Sandino Lombardo. Il monumento che c'è, la cappella che. Monumento razzato. Che molto bene, ha razzato tutto scolpito. Chi c'era tutta, la scultura tutta. Manca se via non ha una mezza. Ma non sapevo non aveva una pianta. E perché? A cappella. Non sa però. Adesso non sa però, perché chi faceva moto, faceva tutta la scultura, era tutta a terra. Non sapeva gli ingegneri era di. Cioè non riuscivano a montarla, a montare i pezzi che lui aveva fatto. Gli ingegneri era di Aceseale. E loro quando affattarono questa cosa, non erano chiamati. Papà mio che era in compagnia con Paolo Galleri. Diamante, allora che per fare la cappella per la muratura. Però se non più attendete ci deve essere la scultura oggi niente, me la ci sento io. Dopo lo faccio. Si sentiva la scultura che era la sua passione. Dice, ma perché? Dice, ma perché? Dice, perché la devo dare? Dice, è uno scultore che conosco io, dice. Scusi, io accetto, dice, la cappella senza scultura. Mi aggiungiamo uno che dice, io sono scappallino, cioè se mi leva la scultura mi leva tutto, dice, ma chi la deve dare la scultura? Sono scultura, dice, ci capisco, sono soddisfazione. Chi la faceva? Hai fatto una catena tutta catena di questa. Questa catena per capo, era un valore, sai, di un piezzo, piccinesce di una catena, tutta ondulata. Piccinetti faceva. Ah, piccola. Tutta sana, sai. Ma era già sposata con lei quando faceva sta catena, o no? Sì. Sì, danno vicinità, esatto. Ma quando vi sposaste, a che età vi siete sposati? Una recente. E lei quanti anni aveva? 18 anni. Io ne avevo 50. E io ne avevo 26. Lui ne aveva 26. Io ho 74. Mizzica, ma veramente, longeva. Se è vero, poi danno con anima era un pescolino bello. Era un pescolino cosco. Con 74, per qua. Con 74. E morì 29. 12 anni, diciamo che non aveva 12 o 14 anni, fece la scultura per le sciangatelle.
Ho la discendere per capire. Qual è la discendere? Pone il dottore Sbarra. Ah, a casa del dottore Sbarra. Okay. E a casa tua, l'orto peccato che ce l'hanno dormito anche nei vicini. Ah, in via Orto Codogno? Sì. Avevi fatto che cosa? Ah, la casa tua, che se ne ha fatto? 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 E lui a scuola dove era andato? Uno si era insegnato? Sì, si era la vita. Ma dove aveva imparato lui a... Niente, la faccia natura, non ci diciamo che io occupiamo la casa. Sì, d'accordo. Per esempio, se io forestiere e brillano una cosa che ci piaceva, una volta, pigliava schizzi e poi per tutte le avere questa cosa. Aveva libri, però, sai? Aspettate che ci sì. Idro, Cio, Ammascio, uno ti ha insegnato? Ammascio, dai, era fondante. No, 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 Idro, Cio, Idro, Ammascio. No, non l'ha fatta mai. Ah, ma Mascio non c'è? No. Sì, da solo, subito incominciò a scolpire. La ora che faceva, quando era lì, una via da, con tutte fatte, Montella, chissà carina per cavare, ci facevano parte di carrozza, tutta in carina, tutta ripetta, a carina, bella, tutta torta, magnifica, una carina lunga, aveva fatto io. Che cosa ne faceva di questa carina? Beh, carina, la scolpire. Come modo di... Carina. Per questo momento, sempre mi ha disegnato, mi dà la fotografia. E chi sta su una fotografia c'ha la vita sopra. Ah, ecco, che si trattava anche di fotografia. Sì, sì, sì. Ma te era basso, era vero? Sì, è impressione sì, mia. Sì, cortino, Ma che sono i disegni che lui aveva fatto? No, il libro da mia. Ah, questo qua è il libro si mandava a pigliare, usava proprio con me. E io sopra il gioco poi facevo i cappelli, facevo tutto. Ammazza, questo libro si buttava la scrittura in inglese, ammazza, non inglese, si dice tutta la scrittura. Dice a parte il soddettore. E che scultura di sei? Una scrittura era palazzo. Ah, lo palazzo, ammazza. Una volta dice che ci disse, Tonino, se mi devi fare una cosa, tutto il mondo girato, non ti sapevi spiegarci, ma che cosa... Chi si era Mascio non lavorava io. No, sembra a Malta? Sì, a Malta. Tutto il mondo in girato. No, era un cimitero. Lo cimitero in Marte, ci stava già. Ah, sì? Sì. Fatto, non so. Quanti ho detto che ci fece tutta la scultura, che forse ieri ci vedeva andare in Marte poi. Io uravo, non mi ero ora che stava buono perché aveva finito la scultura di tutto il palazzo. Era un grigio. E come si chiamava questo dottore? Il dottore invece, non dipende. Quanti anni è rimasta a Malta, signora? Ci siamo picchi, quando ci siamo. Ci vediamo a febbre di mattina. Ma pica quando? Un anno? A febbre di mattina. No, c'è stato, c'è stato. E quando? Non ce lo ricordo? A febbre di mediterranea. Ah, ci vediamo. E avevo un dottore ci disse Nino, viene dentro, dice perché tu ci hai più la vita. E era stato bello. Ah, io ci stavo contento. Andiamo. Quindi a Malta abbiamo detto, lui è via due anni, quindi nel 904. Certo. Dal 904 al 906 allora. Due anni. E io di due anni ma ci tengo un po' perché io... E lei era pure a Malta, signorina? Sì, mi ricordo che... Ma la famiglia? E tutti che lui era... Ah, lei era, sì. L'altra la cimitava, detto quell'altro. E gli altri nacquero qui a Palazzo. Sì, poi tutto... A Catania ne fece scultura. Oh, è stato un buonissimo che andava a studiare qui. Ah, ecco, mentre ero lì a casa io... Io so che gli studiare le vacche. Poi lei pensa che quando mio fratello studiava che studiava era tutto che giovane. Beh, mi veniva... Quindi studiava lì e ci spiegava. Per Prada, faria professore. Tutto, tutto quello che tu faria per te, Maria, che tu dicevi per Prada. Certo. Sì, ma poi se ci serve la fotografia che faccio? La potare e noi facciamo una copia di questa fotografia. Basta che non ci... No, no, già, per adesso no. No, poi quando mi ci necessita... Sì, sì. Ci fa meglio sicuro perché lo conoscevano tutti. Tutto la chiesa, i tutti. Ma ce n'è ancora che abbiamo scelto una parte. Sì, infatti i vecchi scalpellini di palazzo sono vuoti, no? Gli interviscono, tutte le vanno dentro. Sì, sì. Tutti, era molto bravo. Sì, buona molte cose da me, non da tutto, sai? Che tu facevi? C'era un Antonino Gipolisco, nasceva sotto, e nasceva un altro fiore. Io ma era la specialità per fare fiori, tra l'altra cosa. Sì. Fiori, frutta, queste cose qui. Si è riuscito a farle subito queste cose. Subito, una cosa. Quando lavoravo insieme a un locale che faceva che cosa, ma faceva casa, non faceva tutto per il padre di Gino quando era sberto, mi faceva sentire un grande, ci metteva 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 un grande, ci met
A Catania, quando sono portato a Catania, come fai capitelli? Già c'era un secondaggio preparato proprio per fare la scultura. Io pigliavo, come fare un capitello, pigliavo un quarto di scappietto e gettavo un mettere per prendere. Ci sono io uno che ci sapeva dire. No, cominciava a fare pum, tutto a squattare a voleva il quarto, che non mischino si tramutava, che non lasciano niente. Ci scondeva. Se ci ammutavo, mi schieno dice, dopo un capitello dice, invece. Italiano dice, aspettatevi. Accomodatevi, dice, ecco, c'è mise mi scivo il capitello. Bene, preciso, non potete. Lavorate, sai. Lo scultore e poi dopo bene. Mi dice, lavorare. Ho fatto a Malta, ci vedo, non ho una cosa a fare. E che cosa, tu solo a cominciare a lavorare con tutte le maniere, che era sicuro, e compagno una sacca taglia sicura, capito? Certo. Allora mi dice, scusa, dice, così, così non ti fa, si rovina, dice, beh, si mette da sedere, Allora io non maestro, io lo sapevo, dice, tu maestro, ma io professore. queste cose ci può mettere sicuro, perché lo sapeva tutto paese. Sì, suo marito era un grande artista. Chi te lo diceva? Ieri a stesso sera al Santo Italia, lui era mi scontato. Quando morì usato. Ah, al Santo Italia, sì, stato noi essendo restato. Ma chiesa ci sono tutti i cattivi, visse per la famiglia e per l'arte. Visse per la famiglia e per l'arte. Abbiamo ancora tutto risposto dal giudice quando morì, accompagnamento. E perché non te lo fa vedere queste cose? Non mi dice. Non abbiamo le chiese, non c'è una fotografia, non ce l'è c'è queste carte, non è. Ti preoccupi, signore. C'è lui. I fotografie che quando morì papà. Non ne so. Ho cercato tu. Adesso ora che è sembrato. Tua madre che lo va, non è. Non è la fotografia, non è la non mi sono toccato, le fotografie quando morì papà, l'accompagnamento, che ha? Sì, ora niente, che se c'è preso lei. Ma perché? I discorsi che hai preso che fa? Non li possiamo vedere? Chi glielo fece il discorso? Uno che lo fece fare un non c'è il gioco, non c'è il gioco. Suo marito che era? Champagnoni, allegro? No, serio. Era? Sì, serio, ma c'era, ma era faceto però, cioè, gli piaceva l'allegria. Sì, serio. Quel donno Sebastiano Giuliano, che erano coetanei o Sebastiano Giuliano era più grande? A chi tu non vuoi stare a Giordani, forse che poi invece ci viene il mio papà a dirci con a me. Rommaziano. Ah, sì? Rommaziano. No, qua c'è una nota romantica, eh? Scusate, di Rommaziano, ci lavoravo, che non aveva a che fare, che non aveva la scultura. E io ci andavo. Qui, io voi, so... Beh, ah, ho capito. E Rommaziano, Giuliano, mi ricordo, è stato, c'è venuto a dire che è un'idea mia. Ah. Insomma, in matrimonio. Ma era molto più grande del suo marito, Sebastiano anni, Giuliano. Ah, no? Sebastiano Giuliano era molto più grande di lei. Sebastiano Giuliano è Giordani di mio marito. Di quant'anni Giordani? È 14 anni. Sempre c'era la differenza. E lei perché non nuota a Sebastiano Giuliano? Fanno nuota no, lei? No! Ci mandava Giuliano per dirci come parte ci mandava Giuliano. Ah, no, ecco, io non l'avevo capito questo discorso. No. Ah, ecco. E perché io che fanno? Non si può riarire? Sono marito stesso. Di tempo non si usava. Giuliano ci ho visto a me faccio. È venuto che stavamo da sopra. È venuto e ti ha portato questa novità. E suo padre glielo disse a lei. E a lei ci piaceva. No, mi se ne niente. Ho visto a me faccio. Ah. C'erano tutti i parenti che la volevano perché ci piaceva l'arte, la guerra, l'arte. Ma lei non espresse il proprio parere? Come disegnare le zove e come disegnare le cuscine a mano libera,
Questo solo io mi fece impressione. E quando andava via quando le chiese la mano suo marito? Ido, ah, Ido quando andava via? Suo marito quando andava quando le mandò a chiedere la mano? Quando andava via? Che vuol tenere differente se quello. Sì, ma se quando andava via quando si sposò? Io 18 anni. Quando ci sta sul fidanzato? Io 18 anni. Fidanzato niente, è stato fidanzato. Da novembre l'anno scorso, quindi una cosa molto breve, subito, che cosa è successo, c'era 8 anni di differenza, e io da novembre ci ero via a pagare, a Catania, e se non mi ricordo, mi chiamava mia da pensione. Poi c'è la Catania, mi spennava, si era e mi spennava. Ma poi era il lavoro, mi segnava. Avvia la cosa, la licenza della quinta, mi dicevo di scrivere, i caruti, la stai capo, la zona, non mi mangio, non mi mangio, e io studiavo. Il tempo non è mezzo, ma io studiavo tutto il. Ma perché? Perché a lei piaceva diventare ostetrica? Sì, ah, sì. A lei piaceva diventare ostetrica? Che è? Io non faccio a me, non mosso, signorina. Come? Come non puoi sposare? Se ci voleva fare, signorina, io dopo un dietro non muore. E poi sposata io, visto che io ero a Catania. Beh, mi chiamava da un signore. Certo. 40 anni, 40 anni a fare tutto il paese, che è piede, senza macchina. Accusa. Quanti bambini ha fatto nascere? Beh, quando, a 10.000. 10.000 fatti. 10.000 fatti. Quanti 10.000 è senza. Che è stata? Che è stata? Ostetrica condotta? Condotta, sì. Per darci sei mesi. Ci fece una delibera, vedete, che sta no, niente, è un commissario, commissario, 70 anni, mi fece la delibera. Che c'era commissario? Ma d'altro lato. No, però l'onorevole, però la voleva per stare. Sì, vedete, e poi mi passare. Ah, un sindaco speciale. No, dice, no, cioè, quando ho fatto la delibera io dicevo, basta, perché 40 anni la fisi una vita, non sape come, sentendo come se ne faceva, tutta assistenza gratuita, io non ne altro registro di tutti i poveri. Ciao, se dice, se ce l'aula, tutti facevano teste gratuite, non posso lavare, la faccia, non posso fare, e che dice faceva teste gratuite? E io così. Capisco lo stipendio come erano là al municipio, poi il morivo con la muzza a se stai vedova. E così io mi scrivo da così. Apici. 109 anni e 6 mesi. 40 6 anni. Ma la vendo la pensione del comune, no? Sì. Ah. Ecco. Buona uscita in genere. Buona uscita in genere. Non me ne legge buona uscita. Ficino. Il commissario mi disse e gli ho scopro che lo scende. Ma poteva stare un dico, basetta che succede? E quando se ne va, basetta. Per se lei? C'era chi dopo un giro, mi sa, ieri, in settembre uscì con la becca. E io però, ci vuole un modo di accettare. Oh, cosa? Nico, no, che ci devi accettare? No, ci ho fatto la delibera. Oh, cosa? Io non ho accettato ciò. Basta. E va bene, dunque io vorrei sapere un'altra cosa. Suo marito va via per picciotto. Una via picciotto, suo marito, viene da chi picciotto, no? Qui erano. Niente, qui erano i picciotti. Io ero masso, no, via i picciotti magari. I picciotti? Si messe sotto con picciotto. I cani, il rosso cane è morto. Che travagliava quello? C'era anche Paolo Greco, che sono io magari. Qui è Paolo Greco. Tu ritrego. Ah, era proprio picciotto di suo padre? Sì. Picciotto. Tutti vediamo i lavori, c'era un barbaro caldo magari, vediamo i lavori tutti. Ebbè, questi qui erano soci questi qua. Certo. Ora, invece picciotti, c'era il ragazzo che lui aveva, che avviava. Niente. Che pensa? Che pare? Ah, c'erano i picciotti. Ah, ma non c'erano i picciotti. Infatti io so che quando morì dice che i picciotti stavano passando una cava e pigliarlo, perché sempre passavano per camera, hai visto? Ah, ma o pigliavano e se ne erano a travagliare. Quindi i picciotti li avessi. No, pigliavano. Ah, se ne erano compagnia. Compagnia, nel senso come che. Ma no, aspettava che ci stavo. Io ci stavo preparando. O pigliavano nel senso che lo accompagnavano. Non ci buttavano. Che c'è? Non ci travagliava e non c'era tutti i giorni.
volevano dire che era io. A Nandorino non può fare la lavoro che facevo neanche, perché neanche io ti sentivo fregato, le galle, le buttavo su prego, ti sentivo fregato. Quando ci buttavano i dietro lontano, a maturare a Nandorino. Era onesto, era serio. Ah no, me ne sapevi. Buongiorno. Dunque, allora, ascoltami, vediamo un po' quali altri lavori fece a Palazzo. Un nemico, come lui, aveva messo, come si chiama? Si può venire il nemico. E fece una cappella cosa, c'era magari un barrio paolo canale. Antino, fece compagno con Carlo. E quale cappella fece? La cappella a Giasadana. A Giasadana o a Giasadana fece? Sì, a Giasadana. Ma papà sta, ce n'è tanto. No, ora, non c'è più testicità, non ci vedeva? Lì intanto tutto si vedeva, come vado per cima, se no? Ci vuole mettere, mio marito sicuramente, perché a nome la sa fece. Sì, sono che vediamo la lasciare quando si più. Dunque, per esempio, l'opera di cui suo marito andava a Fiero, qual è stata? C'era una opera che lui avesse fatto che gli piaceva più di tutte? Ma chi? Sembra l'opera sua, sì, sì, ma c'è qualcosa cui lui era attaccato, perché dice, chi già mi piace, da cosa capisci mi piace. Senti, che tu lo dici, dice, non so io come non mi sono scappato, dice, l'hai scappato di contorno messo a fare. Dice, non è mio, anche che io muoio se sto tempo. Ah, così aveva. Sì, io l'ho fatto se sto. Ma qualche opera che avesse fatto e di cui andava particolarmente fiero, orgoglioso, qual è? Non aveva niente orgoglio, niente, anche quando Paolo Galleri, Bonanno, poi lui dopo si ci fece combattere, piano, piano, vedete che a disprezzare ci vuole niente, ma a fare ci vuole assai, ci piace. A fare ci vuole assai, mai ci orgogliava, ma non sarei trovato, ma nonno ci fece, tu sai, niente, questa matta ti avete a fare un certificato, ha stato a Catania, un certificato di che tu hai fatto, papà, io l'ho detto a mia mamma, un certificato, si poteva mai crescere che a 55 anni abbiamo morto. Che una notte così improvvisa, sì. Fino a lunghi c'è stato da pagare. Signora, lei la cosa più bella che secondo lei ha fatto suo marito qual è? Ci può essere io. Ma chi vedeva lavoro? C'è bella. Mai non li vedeva lavoro, non li vedeva. C'è bella che poteva fare che. Se chi aveva fatto la palazzola, visto che scultura, non c'è scultura che c'era. Ci pare che dall'acqua non c'è un lavoro. Oh, caspita, una bella acqua, un bel lavoro. Mi per esempio Capitelli quale faceva? Cagnola, quale ha fatto Cagnola per esempio? Ma Cagnola, sai quando tutti i lavori che facevo canta i sardi e poi un po' io vedo morivo con la tisarda ci stavo sentendo ah ci lavoravo sul marito il buongiorno del buongiorno il buongiorno ci ha lavorato ci ha vediamo magari cioè oramai che dopo un Dio mi avevo 50 anni come non potevo sollevare tutte queste cose. Certo. Ha capito che stuccare il gallo aveva 12 anni che stuccare? Però non mi stavo facendo tutto il gallo. Sì, sì, questo ho capito. Oh, e ce n'è un altro, porto cucugno. Come la prima scala che abbiamo. E che sta che ha gabbarella, capisci? E ci sono i capitelli, magari. Ah, piccirito era. Tanto era piccirito. Piccirito, piccirito era a certo punto, aveva 12-14 anni. Vabbè, chi è? Piccirito, quando è... Ah, 14 anni, piccirito, ancora su calare. Ma mamma, fa rabbia, Certe cose. Sentite piccirito. C'erano dei casi musi che non stavano prima a dico come faccio. Che di casi catano. Sembra trovavano capitelli e cose di scultura di giù, così. Perché il divento è una porta così. Ci riesce? Tanto non ha trovato. Perché? Si è messo divento in una porta, ridiamo e scopri. Dici sì, cose che ne comandavano tante lavori. C'era uno che era uno dei suoi compagni. Lui disegnava e io scoppia. Caruso è proprio piccolo. E qui era il suo compagno? Qui era, un quarto rotatore dell'andiere. Chi ci sta disegnava, e mio marito era piccolito proprio. Ci stavano dopo di Diemus. Io disegnavo, diceva io scoppia. Pure sia politico, pure sia l'andiere. Sì, un quarto rotatore dell'andiere. E che mestiere faceva un quarto rotatore dell'andiere? E che sa che faceva, niente. Proprietario. Sapeva disegnare. Era bravo nel disegno. Ci disegnava, si scomanava, Caruso, piccirito. Perché la carina fatta, tanto cosotte fatte, ci voleva cagnoletta, piccirito, cose, tutte. Ne aveva viste cose. Aveva a tumula, si sembra scomanava. Volevo chiedere una cosa io a lei, ora, saltando di palo in frasca. Lei su suonde quando a Palazzolo c'era un teatro? Un teatro pare che di... da tutta. E un nero teatro a Palazzolo? Ah, vabbè.
E ce ne fece una rappresentazione? Ne avrei E ne fece una rappresentazione proprio, ne facevo? Rappresentazione, non ci vende, cioè. Ma che dormicia? No, perché era importante, perché quasi nessuno lo sa quello di un teatro. Era un teatro veramente. Dopo la pretura, certo. Prima era teatro. Poi era trasformato a pretura. Ma che fa foto? Dipende da te, che arrivo teatro. E poi a pretura sapete. Quando arrivo teatro? Quando arrivo? Non ci sente quando arrivo. A pretura, la faccia poi sapete la pretura in appalto. E quindi la costruì suo padre la pretura? Sì. Suo padre come si chiamava? Concetto. Concetto Finocchiaro. Era un appaltatore, tu. Appaltatore. Che era un appaltatore, il muratore o era solo appaltatore? O anche lui lavorava quando costruiva? Sì. Lavorava anche o solo faceva appaltatore? Se lo faccio faceva, ecco, perché un po' tutti erano così. C'era un appaltatore e anche... Niente, magari le... lo so girano tutte le volte, di salusso. No. Come si chiamava? Non ballo salusso, come si chiamava? E qui ci pensa queste cose. Ma come non ci pensa, non ha? Beh. Un palazzo di salusso, più assurdo. Nera... la stessa epoca ero proprio con Gietto io. Ma che c'era? Non c'era il salusso, era il pattatore magari. Sì. E le mie. Che detto no, quindi muratore. Altri scalpellini qual erano ai tempi del suo marito? Che? Altri scalpellini, altri artisti. Qui c'era Palazzolo. E qui c'era, e c'era Paolo Gallery. Paolo Gallery. Un facito E poi ce n'erano ancora. C'erano, solo loro c'erano. E chi ce ne sai? Non c'è andando scultore, non c'è. Invece Giuliano che facevano? Solo sculture e ristatue, non no. Scultura faceva ristatue. Insomma. Ma anche nel legno scolpivano, no? No, nel legno. Solo di pietra? No. Sa faccia era niente, non muto. Io era cioè. Io era ascoltare per te. E Don Mastiano era vigorito. Ascoltare magari. Don Mastiano. E come anche da cercato tutto il signore per lei, non era più bello. Ma lei ha Don Guto su Svoda o no? Ma Svoda. Che tipo era? Che tipo era? Andiva così per l'euro. Non volevo così. Ecco, lui era molto alto, mi dicono che fosse. Sì, giusto. Sì, ma tua mamma, ecco, ricorda molto, ricorda dell'infanzia, era? Che già disegnava, sì. A me la mezzanotte già disegnava. Ma cosa disegnava? Il lavoro che doveva fare? Il lavoro che facevo disegnava io. Tutti i modelli facevo. Quindi poi altri lavori che avesse fatto non, in questo momento non vi ricordate? Sì, ce l'ho. Potevo pensare. No, per dire, per esempio, ha fatto il palazzo, ha fatto quest'altro, ha fatto i cagnoli qua, ha fatto quest'altro. Siete forestieri, Giuseppe, Marta, Catania. Sì, ma a Palazzolo cosa ha fatto poi? E a Palazzolo a settembre. Che a Palazzolo poi non fece sopra, non lo sai, ballassare che di... dopo, quando poi morivo, hanno vigliato che di... che di sardo, che di buongiorno, l'altro buongiorno, magari. Hanno tante cose importanti. Ho commento, ho vagliato commento, a stare lo commento ha fatto io. Sì, certo. Sì, questo fece io. E poi nelle chiese, oltre che ho commento a San Michele, nelle chiese ci ha lavorato, San Michele. E in quale altra chiesa ha lavorato poi, oltre che a San Michele? Invece io non faccio. Io l'altare la Madonna del Suffragio. No, io l'altare sopra. L'altare la Madonna del Suffragio. E come sei tu? Cosa? Sei tu. Sei tu. C'è tu. Ah, c'è tu. Lei se la ricorda la baronessa, la c'era la baronessa quando passava, tutto ci passavano i ginocchia, i piedi, che faccio? A quella? No, niente, salutavano. Ma che faccio? Andavano un bacio a questi, dici? No, salutavano, che c'è questa cosa? Era la baronessa Musso, questa cosa. A Ranni, a Marcia con Baroni. E passava con la casotta, questa cosa? No, camminava. Camminava con Sciandascia a Pizzo. Che ha visto nei servizi,
E ai tempi ci mandavano un bacio a costretto, o no? Ah, questo è vero. Questa baronessa? Che? La baronessa faceva bene a macchiare un marone. Faceva bene. Così diciamo, un cuore che dà, era buono. Con cosetto ci c'è niente da pulire, che hanno bisogno, si capisce. Che ci mandavano che dà. Ancora lì a cuore, non è venuta, diciamo, non è venuta. Si chiamava Carmela. E lì era una repubblica. A vita la permessa si chiama a me. Queste cose. Caeli stanno pigliando tutte le cose. Ah, tutto quello che è possibile sapere. Soprattutto noi facciamo anche domande strane, ma perché mi fanno domande questa cosa? Ma... Per cercare di ricordarsi. Stanno a fare qualche. Queste cose veramente. Lei per esempio come sarà sua da piazza di San Sebastiano? C'è la badia per ma se sembra sempre, sembra che c'è questo c'è la badia. No, e prima gira la roccia. Prima gli scaloni arrivavano così come ora o arrivavano più in alto. Prima gira la roccia davanti. C'era la soccia, uno dalla chiesa, no? No, davanti alla chiesa, e poi l'ha fatto la scalata. Io mi ricordo faccia. Quando c'era la badia. Ah, quindi c'era la badia? Sì, non c'era la badia. Stavano sulla cassa a fare la ginnastica per l'inizio, con il freddo si sbalancava, tutto senza porti. Ero solo locale, non era come ora tutti questi termosifoni, niente. Ma la badia era dove attualmente c'è il municipio, no? Sì, dopo mi c'è teatro, non c'è su, c'era su, dopo di canale c'era la badia, c'era una missa. Io non c'era mai in questa chiesa là. Su, non ci portavano i ragazzi a fare la ginnastica. E poi la badia che fa? Perché c'era un municipio, ma non fece, fecero 900 chilometri. Ma io, una badia. Una vicino al municipio c'era la badia. E perché a Luana sta badia? Perché a Luana la badia? Carino? A Luana, perché a Luana si sembra. Che poi la badia usava come era, tutti i vicerini che a 5 anni, tutti mandavano dentro. Mi mettevano da badia e poi c'erano... Ah, che c'è antigamente? Io, antigamente, c'era un convento, ma... Era badia, perché c'erano... Ma c'erano i modici mascoli? No, figli. Ah, non facevano è facevano le scottine, facevano tante cose. Va bene, e cosa dice? Cosa è? Facevano le badie che si fa? Qua, no. C'è sono dei convento, i film. Certo, facevano le cose. C'è da hanno fatto un municipio. Quando non ero una bambina a giorno, gli ho cresciuto da io, da Badia. Sami sono a 5 anni. E poi sì, quando sposavo? Poi quando... C'erano chi dove stavano invece. Ma che c'erano? Le scuole in questa Badia? C'è? Non mi ricordo, no, no. A quale scuola? Non c'è niente. Beh, c'era allora, la chiesa io. E allora se decidi che lasciavano qua dentro, che glieli lasciavano? I caruti erano qua a Spopiano. Ci buttavano i caruti. La Spopiano a Badia. E poi ci buttavano i caruti alla scuola. E poi c'è dove stare. Io una volta senza apertura, senza niente, che no, già. Visto? Senza porte e senza niente, e poi c'ho una ginnastica, solo fa ginnastica. Se ci ho mangiato, la ringa come la badia come nata, e se ci ho mangiato, se stavo rimosso. C'era. C'erano ancora i rari, finisce che i rari c'erano. Vabbè, che cosa c'è? E per esempio lei sa la svolta quando in questa chiesa c'erano i monaci? Quando in questa chiesa c'erano i monaci? No. E tempi faccio menaggio, da svolta? Faccio menaggio solo quando è asciuto i monaci da Rigia, non ne esistevo. C'erano Marcio Lottovico, che c'era un monaco di gioco. Lì qua dentro? E ahi stavano qua dentro? Faccio Giacinto, faccio Adano. Tutti vieni, tutti i monaci e carici, questo commento. Io non mi sono contato, se le piccinite proprio quando io ero la Don Mamma, ci c'era solo che fa la chiesa e ci stavo, faccio benedetto, e poi se mi da sotto di lui. Faccio benedetto, era piccolo, quando il picciottietto era quando uscì. Ma qua c'era anche il convento? E di impiegare i bandi, e di impiegare i bandi lo fa il commento. Uno anno, cazzo. Certo, che c'era il suo commento. Che c'è dopo c'era ancora la Madonna con una puttana. Quale Madonna? Una colonnina con la Madonna c'era, andava così ma così. Quanto tempo fa? Ora c'è un locale il gioco per esempio, come un lasso. Ma come è sta colonnina con la Madonna, non era mica. Finito l'altro, andava così ma così. C'era, lui ha tre monaci.
La Madonna che c'è la via nera, capisci? Allora facevamo tutto. No, adesso quella Madonna che si ha dato, un commento già sotto. La Madonna è un commento già sotto. No, no, che era Villa Maria. No, chi, no. No, era un commento messo all'ingresso, però non è strana. C'era un commento con tutti i sangue, ancora se ci state lei una casella, state che c'è un corrotore che ci sono ancora in stanzerire, ma fatte le ca ancora c'è sotto. Sì, dove c'è sotto ancora, scattate. Che finisce della Monda Lourdo, che c'è due corinze con la connessa. Lei non l'ha visto dopo? No, non l'ho visto. Beh, che c'è? Ne? Che c'è? Quando faccio roba, le bisogna vedere dopo che c'è. Ma che c'è, che senso? Come fanno tutto un erago se mi dico a questi tanti? Assistere la consiglio con la c'è. Ma io non so niente, di niente stanno, che dopo era un locale dei monti. Io siamo chiamato che c'è tanta ieri, nasciuto adesso. E sta pigliando c'è sì. Un locale che non fa tanto bene, manco pieno. I saristie, ancora c'è la saristie, cinecine di ieri, che sta cenando tutte bene. Che c'è nel gioco? Cosa riferire? Come stanno tante quelle? Questa chiesa, la chiesa è così ceduta. Ormai la chiesa. Io sto ancora vivo un altro, ci stavano tutti i monaci. Che erano i monaci? Sì, sì. E io penso che era vicino proprio quando mi ha fatto, si è cattato il canto. Si è cattato tutto. Si è cattato soprattutto il canto, non stava qua, la faccia. Un altro e dopo c'era il vuoto con tanti scalini, con tanti violi, perché ci stavano i monaci. Era tutto proprietario dei monaci. Bisogna vincere, gli scalini come nanti, le pizze sola, tutti tanti puliti, perché ci sono tanti monaci, ci vengono bravissimi. A croce, avevamo una croce, lei non ti sono andata a mettere la croce. No. A scacanto. Dalla Luana. A Stasina, Luana. Era mezzogiano. A mezzogiano. Ma bisogna vincere, non le piacciono. Dopiano. Pareva, non si voleva staccare la croce. Dopiano. Ma ci travagliamo. Dove piano c'erano alberi. Che c'erano alberi? Sì, l'alberi. Che alberi erano? Alberi che fanno i dietro, la umidiamo. C'è nel trovo, ancora un commento, tutte sorte, erano tutti dei monaci. Fanno spaviati. Dunque, se lo ricordo, stiamo dormendo dove mi stava parlando, signorina. Da lui, tu sei era piccola, stava dormendo. Sì, la colonna era alta. E come è giusto? C'era anche. Sì. Astura è caduta. Astura era caduta, dai, che mi vuole. Ma io c'ero, si è caduto che è boom. Fici una caserma, ci sono i casabinieri. Lei non ti ricorda. No. Non so se vuol dare. C'era la caserma dei casabinieri, tu prima. Ma lei non ti ricorda quando mi avvicinasse la mia. Non ci vedo io. Non ci vedo. No. Io sono un figlio, non ci vogliono casamenti. Non ha c'era, che tutta la palazzola. Ma come solo, quindi che aveva un negozio, era da sotto, tua mamma. Non ci vuol dare la palazzola. Sì. Ah, ecco, si chiamava. Grimaldi. Congettina, come si chiamava mamma? Lida. Ah, Lida. Lida la palazzola. Che non si suona, si non fa. Da cala 10 minuti, da c'era un negozio di. Va bene, ma io non la stessa Lida. No. A mogliere un giovanino. No. Sì. Ma chi mi diceva? Ha detto la mamma che non fosse una scisulo forse. Cioè. Ma ci danno forse una semana allo stesso. Però la massima ha detto però che c'è la vita, ma non so in che circostanza. Forse è stato rotto. C'è pensare sua mamma ci sua mamma moriva. Ma mamma purtroppo è morta, giovane magari ci chiama. Vabbè, giovane. 71. Non è più giovane. Se mangiava bene, infatti. Sì, perché era un tipo giovanile, va. Chissà. Ma papà solo ci stava su. Sì, però adesso. Ma stare in campagna, Santa Lucia, non è? No, non è stato con la famiglia. Ah, ma stato se non è. Anni fa. Com'è? Si stancava, meno male, cosa stavo facendo? Non ho capito. Presto la marito. Tutte queste cose che non è comunale, non ti rende scavare. Sì, ma ancora non ha scavato queste cose. Ancora. Chi ti ha detto? Lo sai. Mio fratello faccia sì, perché ci disse quando ci cercava i cartolini. Ah, che sta niente. Dice, ma perché ci sono? Ha detto tante opere d'arte, che sono cose belle, perché le fotografare? Perché invece di cartolina. Il palazzolo ci sono tante cose, sì, antiche, sì. Tante cose belle. Dice. Non ci pare che era vero, che ci sono niente. Sì, no, è vero. Ora stiamo pubblicando una guida. Poi gliela faccio vedere. Il palazzolo, sono i monumenti più importanti che abbiamo. Sapevo che viene un libro bello, che era da sopra il palazzo. Che tu capivano le sangue tali, che su ci ubicavo, su un cristallo non dovesse giù. Un libro che tu che era un dozio Paolo, qual è? La storia del palazzolo. La storia del palazzolo.
E chi sta di Nicolò Zocco, eh? No, c'ho vedo dalla Santa Italia non c'ho operare cioè. Ma no, c'ho prestato dalla Santa Italia. Ah. E qual è scritto sta storia di Palazzo? Chi l'aveva scritto? Il libro era. E qual è scritto? E qua è cresciuto. Che ne sapevi? I Pazzantoni, quando c'era Pazzantoni, no, c'è poco per i Pazzantoni, perché va a Pazzantoni, ci veniva zio a Samuele, un Pazzantoni. Uh-huh. E lui ha questo libro, viene di Pazzantoni. Ma era scritto questo libro o era scritto a mano? Un libro scritto, stampato. Ah, stampato. Che c'è? Tu? Sa, questo Pazzantoni stava andando a casa, che sta qui ci stava messo. Ah, ma no! L'ho fatto i posti. Quindi, non è stato messo. Ah? A ci si scagò, non mi sta ci fissi caso in bacetta poi. E questa c'è la scuola nostra che da del non sia, se non sono valido. Cioè che buoni scagano tutto voi. Dopo ci stanno. I monici magari ci stanno. Ci stanno i monici. A palazzo un. Dalla chiesa palazzo. Sì, i monici mascolo magari fanno. I monici, e non sta cercando. E dice che a mio nonno. Tu va andare a sto mezzo Paolo che ci veniva un buco da poi ci stai lì, magari a sto cavallo. Sto libro. Antico di Palazzolo. Mi dice, cosa sa però, San Giocale, buonanotte, mangiate, ma non mi stare, tu non mi stai, non mi stai. Era proprio tutta la storia di Palazzolo. Volavi questi libri, so potete dire, San Giocale. Ma io è strano, perché non mi risulta. Quando San Giocale ci dice, in cristiano, non c'è cosa fare, cioè. E diavolo, che fanno? Non si poteva attuare la San Giocale, non c'è più. Se no, c'è un libro antico, magari, non c'è per lei, l'ha detto, la delati del barone di Dio. Sì, sì, io no? Ce l'ho questa libro. Ce l'ha? È bello, no? Ma non è sto libro antico, la storia di Palazzolo e quello di Utica? No. Le antichità di Acraide scritte no, e portate no, da no, Utica? No, niente, che era tutta la storia di Palazzolo. Ma chi l'ha scritta non lo fa. Palazzolo fa fregato che c'era un fanno. E non riesce neanche il direttore Caruso, una storia io. Che quando io mi licenziai, c'è ma fare l'ultima visita e anche per un via dai, ci voglia che io andai a mia figlia di noi. Mi è aggiustato dai, perché era geniale in la soluzione, io fui geniale proprio. Non andai mente mi video se no. Due sandwich. Non sapevo come faccio la pronte. Era maci ci piedi, ma io pigliai c'è punto su vecchio di tutte le idee nel Darincia, perché io c'avevo una passione. Studiare. Mi cioè buono. E poi andavo il direttore Caruso che non riesce a stare da vedere. Ma lei era, non si stava andando a vestire signorina, perché io mi ci voglia fare signorina e non me le vedavo. Sa marcia non andava a smannare? Ma marcia, i marcia sono le idee. Ho detto certo. Ma io questa vocazione, mi chiamavo un signore mio da questa vocazione, mi ci fosse fare, io c'è trovato una, un bengiere, che viene da te. Poi come va a Catania, che mi dice, lavorava a Catania, io mi indifaccio. Sì, sì. C'era annuncio, che c'era uccidito via 2 anni, e lui era avuto, figlio mio, ma con 2 annunzi via, con la stessa mamma, cioè, non si poteva controllare l'uccidito. E a parte stare, dai, che urli, e io ho perso gli anni. A via le 100 anni, e cioè a posto, e così. Io a 80, adesso elementare, ma anche a Catania. Allora, no, purtroppo. Signora, vorrei dirle una cosa, vorrei farle una domanda. Vorremmo se lei sa so. Sì. Quando morì io, il barone Bibbia. Barone Bibbia io non ci penso. E morì io nel 78. Ma non è stato passare mai? No. Come morì io? No. Che tu capisci la villa? Cristo anticamente. Come volevo? Questo qua era un concetto che era caduto un astegno. Ora che era un astegno. Saccio che era caduto un astegno, veramente. E poi che è successo? Io che saccio che si diede così, questa villa era piccola. Era oddio, perché che bella poi... una verità così. E che fa? Morivo o mattano? No, carivo un astegno. Ma carivo o civitano? Ma qui c'è il cielo, perché qui c'è il cielo. Beh, che sta c'è? Non mi sono ricacciato il cielo. Perché forse non è che c'era... Che perché si trattava male gli operai? Sì. Quindi morì perché è caduto là dentro, però molti dicono che è caduto accidentalmente. Mentre scendeva una scala, altri invece che lo hanno spinto là dentro. Si sono accorti una che sente lì, cioè... Sì. Ma si è che indiserire che ci vuitano apposta andarsene. No. No, non è indiserire, questo lei è andarsene. Sentire, ah,
Ah, stai una capice nella villa, non è? Sì, sa villa, e c'è mi vado mezzo questo tu. Sì, poi. Se non hanno congetto, se sembra che non hanno congetto, quasi te ne faccio. E c'era io che. Cazzava già la villa. Sì, sì, sì. A villa, c'era già il muratore. Ah. O faccio che mi faccio. Pioggia mia, pioggia basta. Pioggia basta, anzi, ma se che sono calista, te c'è un modo di vista. Ma se non danno tutte queste cose. Sì, stai contando a dire che è vissuto in tutte le età. Certo. Faccio qualche cosa, le ci mandano da... Che sono io, non voglio dire. Sì, sì, quanti anni c'ha lei, signora, adesso? Ho mi si cacciate, fatto, 27 di luglio, fatto, 97. 97? Nessuno. Al 27 luglio dell'82. Ho capito. Allora quando faccio andare facevo una bella festa. Ma c'è io? Ah, certo che c'è io. Se io? Quando faccio andare, se duoli, ci colleghiamo con la radio. Ecco. Volevo la foto, se no con le fotografie, con la televisione, sì, tutte cose. Se volesse Dio, e sapevo. Speriamo che Dio voglia. Questa sabbia locale, non si mette. Come non si mette? Non si mette una passata di terra. Allora io non hanno dato tutte queste domande, hanno fatto l'onorevole Giuliano. Ma sono due le sedi della RAC, una la sede qua. L'onorevole Deligro è nascuto a mano mia. Ah, Giuliano è nascuto a mano mia. Paolo Casanova, magari, non riuscire sì, a fare. Mi piace tanto. Ma che ti sei stato io tutto a mano mia? Certo, si è fatto tutto, tutta la generazione. Poi a Palazzone era l'isola ostetrica, era? E dopo io stasera. Prima c'era, quando venite c'era di danno, diciamo, all'esperto. No, c'era l'altra, all'esperto. All'esperto. Prima anticamente c'era la curare, una da donna pratica. Ah, che e poi venite da diplomata all'esperto, certo. Quindi. Bene. E poi chi te l'ho condotta, poi da quando venne la vicino, con la dove articere la dove articere condotta. A me volevano dove articere, con la dove articere la dove articere di trovare. Prima ti sediamo. I spiriti che c'è da una peppina. Perché tante e tante povere che ti senia perché si stia magari esiste, se già i povere ci stavano tutti. E così ci vedete. Ci vede una lengua che Gesù ha lettera da sapere. Sì, sì, sì. Poi dopo quando succedeva la situazione, una parte già che c'era un dietro, non mi dice. Certo, e quindi dopo ti mangiava a destra. Ma danno, dice la mia le artigie di trovare, o le artigie di trovare, ne davano 200 lire all'anno. 200 lire all'anno. Vabbè, ma l'anno con 200 lire che si poteva accattare. 200 lire. L'anno passavano soldi 200 lire all'anno. Però. E ti dicevi che venivano amici. Ma, cioè sì, io poi a condotta perché io avevo fatto poco, 12 anni. Ma poi ci fu. 16 anni avevo fatto che le artici. Ci fu chi che si impegnava magari, quando si chiamava Barone. E vediamo, barone, che fece barone? Barone ci si comandava, perché io in mia parte ce la diava tanto il barone. Non ci se la diava, c'è io due onde. Due onde, questo barone, ci sono ma questo barone, ci fa capire qui. Era Bibiera. Bibiera. Dice, ma è siccome io... Si chiamava proprio il barone. Se io mi parte da magari che ci portavo, c'è nei massi che ci dice bombato il suo barone, che era lontano dove lì. Stasina mi sa che lasciate che mi si era buca. Dopo che ci sono un cilindro dopo, a questo punto. Buono, vediamo i giardini o Cicciolidia? Un bello palazzo che fa ancora io. C'è un bello palazzo. A poi ci fa la cosa che ci fu, ma parte Dani. Allora io mi ci raccomandai che io era la condotta. Uh-huh. Io aspettavo il posto della condotta, perché era una cattina del mio. Te ne aiuto, perciò abbiamo aspettato e se andavo tantissime mente venuta che sempre visto, sempre a me e agli altri sono visto sì. Già ne peppina ci andavo tantissime mente venuta, ma intanto io ero della crisi, ho avuto la crisi, avevo 15 anni che era da e mi aspettava a me in giornata la condotta. A poi successiamo che mio marito che era un barone e ci rista la sua nipote bambina ci mi spruggere a fare la porta delle vertici fino a chiarci. E qui è una persona che faceva tanto bene, ci avevano i denti a casotto, i casotto tutti fermati. Io avevo una bontà, sto cristiano, tanto ci avevo un cristiano, tanto bene faceva. E di dove era questo barone? Barone, questo era, la sua parte si chiamava Barone, magari. Il cognome Barone si chiamava. Ma
Era cognome, era marito della bebia. Ah, marito della bebia. Sì, dopo. E io stavo dopo, da secondo. E ho fatto un palazzo dove era bravissimo, una brava persona. Forse che quando ci fanno con mio marito, c'è visto suo nipote che ci viene parente a bebia. Sbriga, dice la signora, fino a casa. Certo. Per 10 tempo. E chi sta dicendo che lei è andata a dicere? No, comunque, poi... Sì, poi e poi tutte le mattine, buona mamma, tutte le mattine dice, come si apre, dice, a fino a chiaro, dice. Qui era una dottura a Palazzolo, signora. Ah? Qui era una dottura a Palazzolo. Chi era? No. Messina. Questo Messina, sembra in Bibbia. Morito era. No, dottore Messina stava... Dottore Messina. Onde sta? Onde sta? Andò a Palazzo, onde sta a casa, non era la calata dopo che aveva arrivato. Onde si dice, la calata più dire, dove sta? E questo, quali c'erano altri medici? Dottore Danni. Dottore Cannizzo. Dottore Cannizzo Ranni, come si vuole, madre. Dottore Infantino. Dottore Infantino. Bandino era fratello cugino. E il primo era fratello frate. E poi, quali altri medici? O faccio di Torino. O faccio di Torino. Italia era una prima ancora. Messina. Messina era. Era più piccolino, così è stato una vita. Quanti ce n'erano medici a Palazzolo allora? Come? Quanti medici c'erano? I medici chi c'era? Messina, Bandino, solo quattro. Italia. Italia. E però i cugini, Bandino e il dottore Danni. Quanto solo? E cima. Sei. Però. C'ero e dottore Messina. E Messina e basta. C'era non c'è. C'è un nella nascita. E il Polo, non c'era il Polo? Sì, il Polo. Porto magari dopo. Ma che dopo è tardi. Ah, dopo. Porto bravo, magari. Io adesso voglio chiederle una cosa. Lei se lo ricorda quando morì l'avvocato Nicolò Messina? No, non lo vedo. Nicolò Messina. Morì nel 1915, morì. Ah, sì. E allora dopo questa salutare. Appunto. E stava la mia Nicolò Zocco. Ma chi era questo? Era avvocato. Morì 90enne. Era avvocato, era poeta. Tutto un sacco di poesie. E non so ciò dove. No, cioè, forse magari visto come non c'era da frequenza, perché prima si viveva potere. Basta, più oggi basta. Che lei si tocca la testa, più oggi basta. Però no, poi un'altra volta veniamo, ecco. Perché adesso vorrei conoscere oltre qualcosa di suo marito, di suo padre, che ancora non abbiamo. Sì, sì. Vorrei conoscere qualcosa sulla vita del paese, però sulla vita, le persone più facoltose, qualche uso particolare, qualche cosa di particolare, ecco. Sì, ci sono tante cose. E che cosa? Vediamo, devo contarti, che cosa? E si dice commenti di palazzo. Quando vedi tenendo c'è caraccio la dura. Come che? E io no, un qualche giovane che so. Io no, c'è il costiere. Non si piacere di cercare denaro. E allora io ti tenendo, siccome l'hanno, mi viene una signorina e sta buttando al palazzo, da Oscao. Oscao. Allora c'è un mano che recommendo che via il libro. E ci buttano questo monogolo con me, ci buttano. Ho fatto, se vuoi, se io avessi ripicciolito quando mi sono fatto, perché non mi sono fatto manco che avessi un monogolo. Non ci sono sentito contare, mi faccio da tutti. E un monogolo era chiuso di palazzo. Sì. E ci buttano questo monogolo a Oscao. Ci buttano una signorina ed è, c'è una signorina, che aveva una domicilia, ci farò un magliadisco. Sì. Allora se ne ho visto che là, e allora se mi chiedo un vasino se mi sta a leggere, e allora c'è come io, a certe sere c'è come io uno, c'è come io il nostro, con un zelo di rinascita. E allora, un vasino, leggia, mentre si rinare com'era, com'era stufato, a certe sere com'era, non mi sciuta, insomma. In tutte le età, facendo un sembrano, dice, ti dammi un cordone, ci dammi serenato, dice, me lo un cordone che ti dammi serenato. Questo uomo, sto bestia che trovano che c'era, si è comparito.
Ma lui dice un libro, finalmente che tutta sabbia è assicurata a tutti, e non so così. E la picciotta si sta andando a domicilio. Scappano, come scappano, sentite una rara dei carcagni. Un cancello, sentite una rara dei carcagni. Io c'ero parlato, due cocelli non c'è croce, dove c'hanno i palazzi di auto. A me lo gioco con la mente lo c'hanno. C'è croce, fate, ripeto, le cose, le lingue. Oh, che deve scendere, come ci vanno a la caruta, la picciottetta, la signorina, si sta udendo. Tornano, mischini, morte e zitti, spaventati. A Giovanna c'era la porta dello scavo, c'era una rara, a Giovanna si è stata andata. Dice come? C'è stato, c'è via l'abito e il Carmelo. C'è via l'abito e il Carmelo. Via l'abito e il Carmelo, mi ha visto per gli altri e mi ha visto buttato a casa. La Madonna da qua. Successo, questo fatto è successo. Un monaco, c'è un definito, c'è un papino a commento. Ci superiamo fortuni, dammi un fortuno per togliere in aria. Che ne sia questo personaggio? Un monaco, a mezzanotte ci è superato un portone, onde sono tutte, che dove schiena c'è un paese di gente, un po' romano, e su buttare a nuova. Se si chiamava, come si chiamava, era Giuseppe, faccio Giuseppe, se come si chiamava, solo se non buttare a nuova. Perché? Impazzì? Impazzì. E a nuova comunque, ho commento o maricone? Vabbè, la certo, su buttare a nuova. Perché purtroppo è un tortuoso, ha capito? E se mi chiedo per le ore, siamo con donne, c'è la droghina. Che te una casa iurica? Che ti è fatto successo? Lei non lo sapeva. No. E c'è con me. Ho fatto una casa iurica, qual è? Ah? Ho fatto una casa iurica. La casa iurica non mi faccio io. No, come non lo sa? La casa iurica, che tocca il loro bosino, tante cose. Una commediante. Un bosino che non dava bosino, che se io non le faccio. Una commediante, ci puntavano, c'è certo, queste cose usano tutte. Non lo so io, usano tutto chi ti chiama una certa età. Anche se dopo, quando vediamo la Sicilia, ci venne due frati, due. Uno era casino e uno era secolare. E che dice? Era barone, lo casino. Un casino con barone, tutti lui, e avevano tutto questo procedimento, questo scavo, un scavo, se ci chiede, tutto colato. Appena pigliare la fea. Che pigliano sopra possedimenti la Sicilia. Perché come la Sicilia carino le mani del mascario era Francesco, che era Franceschiello, la Sicilia. Che dove segno? E allora questo tutto lui vino in là, certo. Che no, suizia, la parte spagnola, e non spagnola. Un vasino, io un barone, tutto lui. Dopo sul palazzo. Dove c'è una storia cosa sentita, ma ci sono chi la sanno però, sa far contare bene. Chi la sanno sa far contare, io non la faccio. Ci viene solo questo, che c'è il suo vasino, questo barone. Un vasino poi si innamorava di una commediante, si è innamorato e poi scappava e faceva tutta l'Italia. Caccava un grande amico, si chiamava il professore Peloso. E io ho professore Peloso che c'era il sommeliere, si chiamava la signora Giusina, era figlia di una figlia di Robacino. Ma scusate quando? 14 figli. E quando accade questo? 14 figli. Chissà che danno. E poi quando ci fece ammazzare un marito? Certo, del cavallo Roberto. Ma che cosa l'anni, Maroè? Lei è cosa l'anni. Io la cosa con l'onca, siccome il suo vasino aveva essa come grande aveva un marito in figlio. Un marito faceva una vecchia matta, invece una volta un barone a matta si è pigliato faccio le mani e gli è pigliato un barone che lo faccio con il barone grande a matta per dire pigliare soldi, dopo me queste cose così. Un figlio. Un pisano su puttana di ranita dopo lo scavo, una cosa puttana, a scopetta ci scacciavo e non lo ammazzano. E poi c'è poi la ammazzano, non c'è panna, non lo ammazzano. Se ne sia. Ma quando accade questo fatto? Ci sentivo andare,
Ci siamo andati per me l'anno. C'era faccia di porci e porci ci hanno facciato la vita. Sì, e dopo l'uomo era storia, questo stava anche a pescare questa storia. E dice che dopo qui era un barone che ci toccava ci toccava lui e mandava a cavallo. Ma un luce ci rinare e abboccava, sacciuni e boccava. E chi si erano i rinanzi quando la vita. E poi il bibbè ha cercato in mezzo di questa cosa di Iurga, era cosa di Iurga. Da sotto perché mazzare dice. Aspetta. Tutta. Tutto palazzo. Ma che giocare Augusto? Come? Che trovo? No, no. Abbiamo una storia lunga, io tanto sono. Ma sì. Ma quando avevo questa storia? Ma che c'è che c'è una storia lunga? E io vieni, non sono più presto, vieni. Aggiungiamo e raccontiamo tutta la storia. Che bello, cioè, ma scriviamo, sì. C'è questa scritta qua? No. E chi sono qui che ha scritto? Questa qui è orale, poi la scriviamo in un libro, una pubblicazione che faremo. Sanno, un libro, la storia palazzola. Sì, dopo, per di me non ci vuole che c'è. Va. Vabbè, la prossima volta che viene, la racconta questa storia. E allora basta, lasciamola stare, appena sono la racconta. Sì, basta, no, appena la racconta, la prossima volta che viene. Io mai tanto non voglio disturbare. E quando uscivano da Buda, chi dice che buttavano pezzi? E invece che buttavano? Scendono, scappano, invece non scappano. Ah, comunque, poi ce la racconta. Invece lei poco fa mi disse, uno c'era il suo commento, perché mi disse scavate, ma sto commento, perché? Il documento perché? Che c'è un gradiente dopo? Ah, per pulirlo forse. Beh. Perché ci deve salire come poliziamo. Tanto per rubare pezzi dopo. Ma io non c'ero mai. Ma quando era da uno civile, tutto no. Che mi interessava. Ma se lei ci interessa il luogo, che dove c'è, potessero fare tanto bene, potessero fare il mercato, tutto. Ma quando è grande, grande quando è. Ma se lei ci viene io non ci faccio ciate di mia. No, non ci vai, davanti. Era uno ci va, la casemma. Ah, non era uno ciate, sì. Ma di mia ci aveva già 6 euro, se potesse vivere tutto. Non si può scendere giù per come è com'è. Come c'è scelto? Ah, invece non c'è, lì, ecco, da lì è... Cioè, lei, non vuole che ci sono cose con i carini impugni, i cosidoi, tutti sfondati, dove c'erano i ceduzzeri, c'era un gabinetto dei carabinieri, dove c'era un cosidoi di tutti i cameretti dei carabinieri, c'era tutto. A proprio, c'è questa cosa lì. Ancora c'è una cosa lì? Per esempio, quando con la mozza del mio nonno riceve i tempi di miseria che c'è. Se andava in Maria i denti facevano che fame che c'hai questo sentiero non avevo anche a mangiare ma che se si riempie se guardare questa cosa beh su sentiero io almeno un popolatore io contavo che sentiero io sapevo fino a che venivano i poveretti che venivano c'era la porta per schiere pensato c'era un monzardo uomini ranni per schiere si appresentavano su divano, va bene, Giuseppe tutto le mosse c'erano tutte le vanno che non avevano già c'erano i fari qui c'erano 4 soldi qui c'erano 2 soldi qui c'erano e qui si tiene nella tutta ora c'è ormai stiamo bene non siamo contenti mai con suo padre queste cose qua con tutta vera questa cosa c'è pure quella base lì un smato c'è sì, un gruppo è sbagliato nel gioco i fiorellini aveva bisogno ma io un modo di fare e c'è lì che lei la faccio è un modo di scolpire se no è un po' Sì, allora, signora, buonasera.
buonasera. Grazie di tutto. Ci vedremo un'altra volta, signorina. Buonasera, buona cosa.